Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Sapete, fare questo video per me è strano, se così vogliamo dire. Oggi andiamo a ricordare un maestro che ha dato tanto. Io purtroppo non ho ancora apprezzato le sue opere. Kentaro Miura ci ha lasciato un anno fa, se vi posso dire una cosa è strano. Per me, fare un video su Miura e Berserk in particolare. Però diciamo che abbiamo trovato il modo di parlarne in questo video, in questo canale che parla di musica. Ve ne parlo perché i Beast in Black e i Battle Beast, oggi parleremo più dei Beast in Black, hanno ripreso come tematica Berserk. Quindi oggi parleremo di Berserk. Berserk, Kentaro Miura e i Beast in Black. Allora, facciamo una piccola... Vi spiego in poche parole cosa aspettarci musicalmente parlando dai Beast in Black. E poi oggi c'è un ospite sul canale. Vi presenterò l'ospite. Partiamo con il dire che i Beast in Black fanno un power metal di matrice finlandese. La strada che ha preso questo tipo di musica è molto più melodica rispetto ad altri tipi di power. Fammi capisse, alcuni tipi di power, non tutti. Se devo cominciare a spiegare tutte le frange del power metal ci sto fino a domani, quindi ve ne parlo in un video a parte quando arriverà il momento di parlare del power metal. Non vi preoccupate, ve lo farò. Basti pensare a gruppi come Stratovarius e Sonata Artica per capire bene che tipo di sound aspettarci dalla matrice finlandese. Parlando di testi, anche questi prendono una strada tutta loro, se così vogliamo dire. Nel power metal finlandese alle volte, e sottolineo alle volte, si mettono da parte, non si eliminano completamente, attenzione, tematiche riguardanti la mitologia e il fantasy, per dare spazio anche a tematiche di introspezione molto più personale. È normale anche scaturire in tematiche d'amore. Se siete dei tipi romantici, questo è un genere che fa per voi. Psst, ehi, ti volevo dire, se vuoi fa colpo sulla fischella, te passo un paio di canzoni power finlandesi. Torniamo a noi. Il quesito che voglio porvi oggi è il seguente. Perché i Beast in Black hanno avuto tutto questo successo e in così poco tempo soprattutto? Come hanno fatto a diventare famosi così, di botto? Vi elencherò 5 motivi per il quale, secondo me, i Beast in Black, a parte che vale la pena ascoltarli, ma soprattutto perché sono diventati così famosi in così poco tempo. Primo, ma non così scontato in realtà, è il chitarrista Anton. Nel 2015 lascia i Battle Beast. Guarda caso, la nuova band che va a formare si chiamerà Beast in Black, Battle Beast. Vabbè, non era assolutamente una frecciatina, era solamente una cosa così. Anche in questa band il tema principale del primo album è Berserk, di cui parleremo fra poco. Ovviamente io mi riferisco al fatto che Anton, siccome essendo del settore, sapeva come muoversi. E non solo lui, anche Kasperi, l'altro chitarrista, è ex Amberian Dawn, Icon of Fear, cioè, voglio dire. Avevano, diciamo, persone che sapevano come muoversi nell'ambito. Poi, vabbè, raga, cioè, lo nomino così. Yannis Papadopoulos. Ho detto tutto. Secondo punto, il sound. Decisamente il sound ha influito moltissimo a portarli alla vetta. Lo stile è variopinto e complesso. Sembra si siano ispirati a molte band heavy metal classiche, come Judas Priest, Manowar, Wasp, Accept, Black Sabbath, ma non è tanto questo quello che ci interessa. Cioè, ho appena detto hanno un sound variopinto e poi mi elenchi band heavy metal classiche. Cioè, ma a me sta a prendere per il culo? Ne parliamo subito. Adesso ci arrivo, non vi preoccupate. La cosa che li distingue da praticamente tutti è il sound retro rivisitato. Praticamente fanno un enorme utilizzo di tastiere anni 80, tipiche dell'AOR, e di programmi televisivi. In alcuni casi arrivano addirittura ad utilizzare caratteristiche della musica dance. A me, vi dico la verità, ricordano molto il sound, quello degli Europe con The Final Countdown.
Devo dire che per chi non ha vissuto quel periodo e non se lo va a rivivere ascoltando quel genere, ascoltando i Beast in Black con questo tipo di musica retro ma rivisitata, un po' più moderna, devo dire che è un tocca sana, me lo fa piacere, ve lo dico proprio tranquillamente, mi fa piacere quel genere che non ho mai ascoltato tantissimo. Cioè, non è che non l'ho ascoltato, eh. Non ci sono proprio andato così in fissa da ascoltarlo bene. Questo, secondo me, è appunto uno dei motivi per cui Beast in Black hanno fatto così tanto successo. Terzo punto è la loro presenza scenica. Allora, io li ho visti live, non li conoscevo e sono riusciti a catturare la mia attenzione non solo, ovviamente. Ricordo che li vidi appunto alla reunion dei Rhapsody, era il 2018 se non sbaglio. Mi ritrovo, in poche parole, io mi ritrovo davanti a questi tizi che non conoscevo. Io la cosa che mi stupì era che molti lì a quel concerto li conoscevano. E io mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua. Cioè, sapete quando andate da una parte e tutti conoscono questo tizio, cioè questi, e voi state lì e dite: sì, vabbè, ma chi so questi? Cioè, che me so perso. Che me so perso per davvero. Regà, era da poco uscito Berserker e io in quel momento non mi rendevo conto di cosa stavo per andare ad ascoltare. Mi ricordo ancora quando sono usciti fuori, soprattutto Yannis, mi rimase proprio impresso, perché come fa a non rimanerti impresso Yannis? Tanto dopo ve ne parlo, perché tanto è uno dei motivi. Yannis, voglio dire. A parte come erano vestiti, che erano veramente stupendi. Su quello non c'è piove, regà. Sul palco, quello che mi colpì più di tutte le cose è la sintonia che avevano sul palco. Avevano un'intesa, un'armonia nei movimenti, cioè un affiatamento che pochi gruppi riescono ad avere. E se pensate che quello era l'album di debutto, io, cioè, dico: scusami, ma questi, il loro primo album, è già raggiungono delle vette così alte? Cioè, pazzesco, pazzesco. Non dimenticherò mai la coreografia di Crazy Mad Insane. Cioè, loro sono usciti con questi occhiali LED che apparivano le scritte Crazy Mad Insane. Raga, assurdo. Ma poi la cosa bella è che stavano tutti fermi come ciocchi di legno, e nonostante erano fermi avevano quella presenza scenica che, mamma mia, nonostante erano fermi, diciamo, per degli anni, se era l'unico che si muoveva e riusciva ad impersonare così bene la canzone, a dir poco stratosferici. Allora, il quarto motivo è l'incredibile stratosferica, pazzesca, sbalorditiva, fenomenale, e chi più ne ha più ne metta, voce di Yannis. E qui casca l'asino. Che mi ricordo perfettamente quando lo sentii per la prima volta, io ci rimasi a bocca aperta, perché non me l'aspettavo. Ma chiunque, tuttora chiunque, quando vado a consigliare di ascoltare Beast in Black, mi dicono: ma a cantare è una donna. No, ci cascano tutti, è incredibile. Cioè, signori, non penso che debba veramente parlarvi del talento che ha Yannis. Non dico il cognome perché sicuramente la pronuncia la sbaglio, anche se prima l'ho indovinata, Papadopoulos. Vabbè, dai, mi rendo conto che Yannis era abbastanza facile. Proviamo con Kasperi Aikenen. Ate Palonkangas. Vabbè, e anche oggi il meme della pronuncia l'abbiamo dato. Se ancora non vi è chiaro quanto sia forte Yannis, andate a sentire la cover che ha fatto di Ghost Love Score. Cioè, regà, forse non abbiamo capito. Ghost Love Score, cioè, ci avete presente Nightwish, Ghost Love Score, Tarja Turunen. Oh, regà, Tarja Turunen. Quinto punto, forse un po' scontato da dire, però volevo arrivare al quinto punto, quindi questo è il quinto punto, perché fa figo. Le melodie ti rimangono in testa. Non so se hai studiato, ma le loro melodie, i loro ritornelli ti rimangono in testa. Non te li scolli, devi pregare Dio di non andarci in fissa. Ne riparliamo quando vi sveglierete alle 3 di notte con in testa Born Again. Ne riparliamo poi. Dopo questa doverosa premessa,
Io andrei a parlare del loro concept, almeno del primo album, ovvero Berserk. Io sono appassionato di fumetti e di manga, il problema è che purtroppo la mia pecca è di non aver ancora letto Berserk. Lo so, c'ho tanti difetti e tra cui, tra i tanti, è non aver ancora letto Berserk. Certo, adesso è morto Miura, il fatto di non aver un finale, o comunque il finale che voleva Miura, perché... vabbè. Vediamo. Comunque, per colmare questa mia ignoranza, ho chiamato un mio amico per appunto parlare di Berserk, Yuri, in arte Vampire Hunter 85. Lui è un disegnatore di fumetti, appassionato, tra l'altro anche di tante altre cose, ed è probabile che in futuro lo vedremo anche per altre tematiche. Chi meglio di lui può spiegarci il concept dei Beast in Black e di Berserk? A te la parola, Yuri. Allora, salve a tutti, io sono Yuri, in arte Vampire Hunter 85, che mi trovate sia su Twitch che su YouTube. Praticamente Frank Horseman mi ha invitato perché in quanto io sono un amante e un cultore del fumetto Berserk, di cui si occupano i Beast in Black. Principalmente è il loro primo CD dove parlano essenzialmente del fumetto. Brevemente faccio un breve excursus che cos'è questo manga, farò dei spoiler, quindi attenzione, insomma, per chi vuole preservarsi la lettura, magari rimandate le mie parole almeno ai primi volumi di Berserk. Da dove iniziamo? Berserk è un viaggio, ma non è solamente un viaggio fisico, ma è anche un viaggio mentale. Ha come protagonista, non solo di questo viaggio, ma proprio della sua saga, Gatsu. Il nome è conducibile un po' alla parola inglese budella, quindi Guts, credo che si dovrebbe dire. Non me la ricordo al 100% le parole. Di che cosa tratta? Gatsu è un personaggio molto tormentato. Ha avuto un'infanzia orribile, tra cui è il fatto che è nato da una donna morta. Ha vissuto, diciamo, nell'ombra di essere una sorta di sfigato del Medioevo, dove prende le credenze del Medioevo sulla morte e sulla sfortuna ricadevano sempre su di lui. È stato abituato a 5 anni ad usare la spada, proprio forzatamente dal padre adottivo, perché non poteva mantenerlo per sempre. È dovuto sopravvivere a guerre. La sua prima guerra la compì a 8 anni e a 15 anni era già un mercenario professionista. Nel Medioevo storico, diciamo, già più eri sui 20 anni ad avere questo tipo di carriera. Fino a che lui conosce un personaggio che poi sarebbe l'antagonista apparente della serie, ossia Griffith. Griffith è tuttavia il classico personaggio carismatico che coinvolge ogni persona, li guida, diciamo, al suo bisogno. È un po' un egoista di base, ma Griffith ha l'abilità manipolatoria di farti credere che anche il tuo sogno è parte del suo sogno, ossia la conquista di un regno tutto suo. Tutto per 3 anni di seguito tra Gatsu, Griffith, e poi si scoprirà piano piano che è proprio un trio di cui farà parte anche Casca. È un trio di principalmente persone che si instaurerà un rapporto molto molto complesso. Miura in questo caso è stato molto antiliteram, diciamo, dei nostri tempi, perché ha raccontato la sessualità dei tre in una maniera che non potesse stuccare a nessuno, che non creava veramente problemi e disturbi a persone che magari ancora non tollerava concetti come omosessualità, concetti come, diciamo, la bisessualità. Perché diciamo che ad un certo punto della storia si capisce che Griffith provasse un concetto molto bisessuale per i suoi più che altro preferiti all'interno della squadra dei Falchi, ossia la compagnia di mercenari di cui Griffith era proprio il capo. Succederanno eventi catastrofici e disastrosi, apocalittici, proprio nel vero senso della parola, proprio da Divina Commedia, da Apocalisse biblica, che porteranno Gatsu, Casca soprattutto, al totale delirio, porteranno la follia, porteranno davvero a cose molto macabre. La risultante è che ciò che capiterà dopo è solamente la vendetta e lo sfogo della rabbia che Gatsu prova, perché immaginate coerente Gatsu che è un contenitore di rabbia
che imprime solamente nel combattimento e con la spada. Tant'è che chi leggerà Berserk si accorgerà che la spada per Gatsu non è solamente un'arma, ma è la sua migliore amica. Tant'è che vedrete nelle tavole che lui ci dorme con la spada. Ovvio, stiamo parlando della crescita dell'eroe, non il posto dove vedete, diciamo, la figura iconica di questo personaggio che ha lo spadone enorme. No, stiamo parlando di prima, quando aveva uno spadone più consono a quello che doveva fare. Tra l'altro, anche l'ammazzadraghi acquisirà, diciamo, questo power up da fantasy, dove ci sarà diventerà sempre un elemento magico. Nella seconda parte del fumetto, Gatsu diventerà sempre più umano, perché laddove praticamente la bestia che era uscita fuori attraverso questi tragici eventi, qui troverà invece più un'umanità, conoscendo nuovi personaggi, tra cui Shilke, Isidoro, Farnese. Si instaurerà, diciamo, una compagnia un po' alla Dungeons and Dragons, tanto per dire un esempio molto molto banale. Questo momento, comunque, cioè, attraverso, diciamo, questo breve excursus, andiamo in profondità attraverso i testi dei Beast in Black. Prende i Beast in Black con l'album Berserker, penso che abbiano preso principalmente i punti focali della nascita dell'eroe all'interno della storia di Berserk, ma allo stesso tempo dei personaggi principali. Esattamente prende l'album Berserker, dove la prima canzone Beast in Black, dove anche prende spunto il nome del gruppo, parla essenzialmente del protagonista, ossia Gatsu. Come si vede approfonditamente nel testo, lui lo descrive generalmente come una persona che è piena di odio, piena di risentimento e di vendetta verso quello che ha passato, e sfoga principalmente la sua rabbia con mostri, demoni. Questi demoni, ricollegandoci un attimo al fumetto, sono prente persone dall'aspetto animalesco, ma allo stesso tempo un po' ibrido lovecraftiano, che con dei loro capi, tra cui, spoiler, tra successione anche Griffiths, riguardo alla mano di Dio, che è chiamata così, diciamo, questi cinque angeli, tra cui ci citeranno anche i Beast in Black in una loro canzone, che sono questi angeli, diciamo, sono più che altro, sì, come nel vero senso e terminologia della mitologia ebraica del termine, ossia che sono i messaggeri, sono persone che comunque devono annunciare il rituale magari di iniziazione. Nel fumetto loro praticamente possono fare rituali di iniziazione per convertire un essere umano, magari era destinato a possedere il Becelit, ossia un ciondolo che ha una forma un po' picassiana, ma all'apparenza sembra un comune ciondolo, ma in verità è un essere vivente, perché nel fumetto, in alcuni frammenti di varie canzoni anche dei Beast in Black, citano che praticamente, perlomeno nei confronti di Gatsu, il Becelit praticamente si muoverà, cosa che a chi è un lettore di fumetti, a chi è il lettore del fumetto, si percepisce, diciamo, anche un po' quella vacuo terrore di qualcosa di oscuro e di potente. Ritornando sempre in Beast in Black, Beast in Black parla principalmente del primo arco, prima della, diciamo, delle origini del protagonista. Tant'è che in Berserk, prima di parlare delle origini di non parte come come un classico fumetto dove l'eroe nasce, cresce e muore. Parte principalmente nell'origine dell'eroe, di come già è fatto e compiuto, del chi è, che cosa fa. Punta molto sul mistero, perché il mistero di Gatsu sta nel fatto che noi non sappiamo perché ha un marchio sul collo, perché lui uccide questi mostri, cosa ha generato questa rabbia verso di loro, cosa ha generato questa vendetta di loro, perché piano piano scoprirete che c'è una vendetta, perché ce l'ha a morte con Fent, sia uno dei componenti della mano di Dio, perché Fent conosce Gatsu. Tutte queste cose verranno pian piano spiegate in un lungo flashback, che poi sarà il culmine, uno dei culmini di Berserk, dove andrà a finire per l'eclisse. L'eclisse praticamente sarà poi anche una delle canzoni che spiegheranno anche i Beast in Black. Allora, poi andando avanti c'è la canzone Born Again. Born Again è, diciamo, un raffronto. Poi immaginate che Berserk, uno dei punti di forza iconografici soprattutto di Berserk, è il fatto che il protagonista ha un'estetica che può sembrare un cattivo. Nei fumetti c'è un po' una sorta di escamotage, ossia che il
protagonista ha sempre principalmente colori chiari, cosa che comunque i manga fanno, oppure tonalità scure per l'antagonista. Kentaro Miura si è ispirato praticamente a Devilman. Devilman ha questa cosa, a questo anche lui ha questo escamotage, dove prende Akira quando diventa Devilman, quando assume le sembianze di Amon, è in tonalità scure, e invece il suo antagonista è messo in chiaro. Allo stesso tempo Griffith, ma questo è un escamotage perché deve aiutare in un certo modo, almeno per chi ha la prima lettura di Berserk, ad avere questa concezione che Griffith sarà deve partire proprio come il suo miglior amico, deve ancora pensare di esserlo, poi nel proseguirsi del manga. Ed è bellissimo questo, perché per chi magari è più affezionato a iconizzazioni che negli ultimi 30 anni Berserk è stato anche per l'heavy metal, il vestirsi di scuro ha dato, diciamo, questa forte e pregna filosofia dell'eroe bello e dannato, quindi aiuta questo ad avere questa, diciamo, immaginazione interessante. Born Again un po' non descrive tanto questo, ma descrive, perché buon non vuoi, per chi ha letto Berserk, Casca, diciamo, un po' un personaggio nel mezzo, ossia veste in maniera molto chiara, però è scura di pelle, è legata a Gatsu, però allo stesso tempo ha ancora dei sentimenti nei confronti di Griffith. Diciamo che Casca è un po' un ponte vincolante tra i due. Questo è un chiaro segno che il manga si porterà fino alla fine della pubblicazione. Fatto bellissimo di questo testo di Born Again è proprio che racconta l'infanzia di Gatsu, un breve excursus su diciamo anche un po' di Casca, ma principalmente di Griffith, dove porta, diciamo, un po' entrambi a far capire anche i sogni e le intenzioni di tutti e tre, ossia che Casca alla fine è destinata ad essere la spada, come principalmente ne descrive il fumetto, più o meno di tutti e due. Magari molti non la pensano così, però si vede chiaramente che lei ad un certo punto della trama diventa davvero la spada, diciamo, metaforica di entrambi, ossia punto di sfogo, di appoggio, dove ognuno dei due personaggi principali un po' si affida, nel bene o nel male. Non vi spoilerò le parti focali, perché vorrei che comunque leggeste il fumetto, che è davvero, almeno fino all'Eclissi, è uno dei migliori fumetti che voi non immaginerete mai. Un altro testo che dove magari possiamo parlare principalmente è un altro personaggio iconico di Berserk, ossia Zod l'Immortale. Qui secondo me Beast in Black hanno più che altro puntato sulla estetica e iconicità di questo personaggio, e la storia di Berserk si rifà molto a parecchie mitologie, e secondo me il Cavaliere del Teschio, che verrà citato però nell'ultima canzone dell'album, anche questa canzone, cioè Zod l'Immortale, secondo me sono dei trickster. Nella mitologia un trickster è un essere che praticamente non è, cioè ha questo aspetto un po' negativo, ma non è necessariamente negativo. Un esempio di trickster è Loki, cioè molte volte Loki, attraverso, diciamo, questi suoi scherzi o attraverso questi suoi atti un po' malvagi, crea qualcosa di buono. Per esempio, grazie a Loki che esiste Sleipnir, il cavallo di Odino, che consente a Odino di poter fare grandi cose. E allo stessa maniera anche Zod è un po' un trickster. Per chi ha letto il manga, Gatsu e Zod si incontrano quando Gatsu ha 18 anni, durante una campagna mercenaria, dove Gatsu a un certo punto, per non perdere i suoi uomini, entra da solo e si affronta con Zod. Capisce che Zod non è un essere comune, è un apostolo della mano di Dio. Questi apostoli sono dei demoni, cioè persone che all'apparenza hanno un minimo di mostruosità estetica, ma possono trasformarsi nella loro vera forma, ossia in esseri molto imponenti e potenti. Ad esempio, cioè, Zod ha questo aspetto taurino, ha un aspetto molto satanico, in effetti. Però Zod allo stesso tempo comprende quanto Gatsu non sia un comune guerriero. Centinaia d'anni lui ha affrontato. Di Zod fanno capire benissimo i Beast in Black. È una persona che combatte da secoli, è un mercenario da secoli. Zod praticamente, cosa sappiamo? Prende nel fumetto un essere centenario. Le sue gesta vengono descritte da, appunto, secoli. Ed è un combattente che alle voci dei mercenari non viene mai sconfitto. Questa cosa un po', diciamo, farà brividire per fama. Ma qual è il punto, diciamo, principale di Zod? È il fatto che lui
stesso enuncia di non essere mai stato sconfitto, mai stato ucciso in battaglia, mai ferito. E dopo tantissimi anni, Gatsu è stato il primo che è riuscito a ferirlo. Gatsu ci rischia quasi anche la sua spada contro Zod, questo scontro. Però che cosa succede? Che tant'è che viene descritto anche successivamente nelle canzoni successive di Beast in Black e anche nel fumetto. Ad un certo punto Zod ha visto che non è il solo, non è solamente Gatsu ad essere stato in grado di ferirlo. C'è anche Griffith che interviene in aiuto di Gatsu e insieme, diciamo, cominciano a creare problemi al demone. Però il demone, come ha visto il Becilit Kremisi, sia il ciondolo che porta Griffith, fa una premonizione a Gatsu. Una premonizione che Gatsu se la porterà con sé come segno vitale dopo il famoso discorso che Griffith fa. La premonizione sarebbe che Zod dice a Gatsu che quando qualsiasi ambizione di Griffith verrà negata, per lui e per chi sta intorno a lui sarà la morte. Morte che viene citata nel testo di End of the World, però è un po', sono due cose diverse. Diciamo che End of the World parla principalmente di quando Griffith ascende, perché lui ascenderà ad essere uno della mano di Dio. Però già va postumo quanto al manga, va postumo nel senso che affronta già questa situazione in cui Gatsu sa che Griffith ormai è sceso ad una divinizzazione, per così dire, ma allo stesso tempo, diciamo, è tornato sotto un'altra forma. Sotto un'altra forma che però i Beast in Black non è che fanno grossi spoiler, devo dire bravi, perché comunque è molto interessante e mantengono questa cosa fino alla fine. E infatti in una canzone dove magari celebrano che altro la vita di Miura come fumettista, non trattano. E io vorrei mantenere questa cosa perché è molto interessante, cioè sarebbe molto bello se attraverso magari le mie parole voi siete più convinti a leggere il manga, però proprio per non togliervi le bellezze di questo, di quello che succederà. Andando avanti con i testi, possiamo anche vedere The Fifth Angel. The Fifth Angel praticamente parla del picco più alto di Berserk, ossia l'ascesa di Griffith. Mi dispiace, dovrò fare un grosso spoiler. Praticamente la bellezza di Berserk sta che quando Gatsu involontariamente entra nella squadra dei falchi, si scontra con Griffith perché vuole scommettere contro di lui, perché è convinto di poterlo battere. Tant'è che Gatsu gli dice: guarda che se io vinco questo scontro, me ne vado per la mia strada, tu non mi devi dare più fastidio, né tu me ne devi darmi più fastidio, perché diciamo che l'hanno un po' coinvolto con un mezzo inganno. Invece se vinceva Griffith, lui avrebbe fatto parte della squadra dei falchi. Tant'è che c'è uno scontro quasi mortale, perché Gatsu si impone di non voler perdere, ma alla fine Griffith prevale non tanto di potenza, in quanto Gatsu è molto forte, ma in quanto abilità, in quanto furbizia. Cerca di trovare i punti in cui Gatsu lo deve tenere fermo. Cosa succede però? Che durante questi anni di campagna militare, dove Griffith ascende in una maniera smisurata, insieme anche a Gatsu e a Casca, quanto acquisiscono gradi nobiliari, Gatsu comunque ottiene l'esercito delle truppe d'assalto della squadra dei falchi, quindi va sempre in prima linea. Casca guadagna 1000 soldati, è capitano di 1000 soldati all'interno della squadra dei falchi, e comunque Griffith piano piano comincia ad arrivare ad essere generale del regno dei Tudor. Che cosa succede? Succede che avviene un avvenimento molto importante nel seguito di Berserk, ossia Gatsu e Casca sono testimoni di un discorso che Griffith fa con un personaggio non tanto importante della serie, che poi però acquisirà importanza più avanti, che è Charlotte, predica la figlia della principessa dei Tudor. Questo discorso è molto focale perché Gatsu qui comincia a farsi dei dubbi che poi si porterà, che confermerà con lo scontro contro Zod, dubbi e anche insicurezze e paure. Praticamente Griffith fa intendere a Charlotte, ma allo stesso tempo capiscono anche loro due, sia Gatsu che Casca, che Griffith non ha un reale interesse per Casca, ma ha interesse a farsi il suo regno, e lui considera un amico una persona che è alla pari di Griffith. Quindi quel momento della storia, Griffith, capitano di un esercito, sta scendendo quasi al trono
e concorre come generale alla pari dei più alti generali che ci sono nel regno di Tudor, vuol dire praticamente che vuole un altro comandante, una persona che più o meno ha avuto le stesse conquiste o perlomeno che ha il suo stesso sogno, di cui ha la rivalità. Questa cosa un po' fa prendere un po' a male, ma spaventa anche Gatsu, perché dice: ma come, io fino ad ora pensavo di aver combattuto per un amico, in questi 3 anni questa cosa non avviene. E allo stesso modo anche Casca sembra quasi essere un po' diventare la, diciamo, promessa sposa di Griffiths, perché alla fine lei, Casca, ha avuto una vita molto straziante anche lei, cioè, ossia, è stata venduta perché per problemi economici del padre, stava per essere violentata da un signorotto quando Griffiths l'ha liberata, e quindi c'è stato, diciamo, questo amore un po' classico, no? Un po' classico che al Medioevo era molto ben giustificato, e diciamo che lei gli ha fatto da spada a Griffiths. Cosa che però avverranno alcuni eventi di cui chiaramente si può anche soprassedere, perché non c'entrano con le canzoni fatte da The Beast in Black, dove chiaramente Casca poi comincerà a cambiare idea su Griffiths, ma anche a cambiare idea su Gatsu, perché Gatsu lo vedeva inizialmente con un'ostilità, con una rivalità, fino a che poi invece tra i due nascerà un amore, perché si scopriranno molto simili come carattere, si scopriranno molto simili proprio come mentalità, ed è questo che, diciamo, che crea una coppia tra i due. E The Fifth Angel che cosa porta? Che dopo questa, diciamo, queste scoperte, Gatsu comincerà a capire che dovrà scegliere una sua strada per poter andare avanti, e si scontrerà con Griffiths di nuovo, ma lo scontro sarà molto rapido, perché Gatsu avrà decisamente la meglio. Ha acquisito, diciamo, quella tecnica, quell'abilità che gli è mancata in questi anni di combattimenti di vita mercenaria, e conoscendo Griffiths è cresciuto, ma allo stesso tempo Griffiths allo stesso tempo si è accorto che Gatsu era diventato troppo importante per lui, era diventato, cioè, al suo fianco avrebbe conquistato l'universo. Infatti Griffiths, la bellezza è che è molto faustiano come personaggio, conquista davvero l'universo. Diciamo che la sua forza di verità, come viene citato in Faust di Goethe, era proprio Gatsu. Capisce anche lui stesso che forse anche prova amore anche lui per Gatsu, però te lo dice in una maniera molto diversa. Immaginatelo con un amore di una persona molto carismatica e piena di sé, che però ha perso tutto per una persona che neanche fino ad un certo momento non si è resa mai conto di quello che effettivamente stava perdendo, ossia una persona molto importante. E The Fifth Angel mette a confronto quando, durante l'eclissi, uno della mano di Dio, un personaggio amato di Dio, che ha l'abilità di far scoprire stralci di passato e futuro, lo mette a confronto nella sua vita di Griffiths, in parte un po' manipolatoria, perché porterà a Griffiths l'ascesa e il cambiamento per cui lui è destinato ad essere. E tant'è che ripercorre questa cosa su Hell of Eternity. Hell of Eternity, praticamente, e anche Crazy e Mad Insane sono, diciamo, due testi collegati, ma allo stesso tempo cosa c'è di diverso? Hell of Eternity praticamente è all'interno dell'eclissi, dove la squadra dei falchi verrà sterminata e marchiata con il famoso marchio che Gatsu ha sul collo, che sarebbe il sacrificio per l'ascensione di Griffiths. Infatti, spoiler, vedrete nel fumetto come lui e Casca eviteranno di essere, saranno i superstiti, cioè veramente non verranno uccisi, e sembra quasi che sia un po' in parte voluto da alcune forze al suo interno, voluto anche da Zod, perché Zod, diciamo che nel fumetto fa parte di una guardia esterna per evitare che prende all'interno dell'eclissi nessuno irrompa, quando invece c'è un personaggio chiamato il Cavaliere del Teschio, che verrà un pochino citato in Blood of Lion e un pochino citato in Ghost in the Rain. Praticamente, chi è costui? Il Cavaliere del Teschio ha questo aspetto un po' da fantasma, da cavaliere senza testa, ed è un personaggio che non è negativo, anzi tutt'altro, è una persona che, come Gatsu, ha avuto diciamo a che fare con la mano di Dio,
è una forza del, diciamo, del bene, per così dire. Conosce bene la mano di Dio, conosce forse, cioè conosce evidentemente il modo di neutralizzarla, tant'è che lui mangia i Becelit che conquista, che trova. Non sappiamo il motivo per cui lo faccia, quindi non me lo chiedete, però questo personaggio enigmatico, che comunque è stato allo stesso modo un secondo trickster e profetico, è stato un po' il profeta di Gatsu, perché prima dell'eclissi lo incontra e gli dice che praticamente ciò che gli è stato detto, ciò che gli è stato premonito, ossia la premonizione di Zod, avrà inizio prima o poi. Ed è stato praticamente in quel lasso di tempo in cui Gatsu se ne va dalla squadra dei falchi e ritorna dopo un anno, scoprendo che Griffith era caduto in disgrazia e decide di andarlo a salvare. Quindi che cosa succede? Ritornando ad Hell of Eternity, praticamente viene descritto di come Griffith alla fine accetta il patto, ascende, vengono più o meno tutti sacrificati e lui diventa Fento, ossia l'ultimo angelo della mano di Dio, e farà praticamente una cosa che non vi dirò perché è molto brutta, ma sarà significativa, porterà diciamo al collegamento a Crazy Mad Insane, che è la canzone precedente. Crazy Mad Insane è più una riflessione mentale che ha Gatsu per quello che ha vissuto nell'eclissi, ma anche Casca stessa, perché Gatsu all'interno dell'eclissi perderà un braccio, tant'è che appunto nell'inizio, ricollegandoci un pochino a Beast in Black, ti fa vedere Gatsu già asceso, cioè diciamo asceso ad eroe, dove praticamente ha il braccio artificiale e ha lo spadone ed è rabbioso, ma allo stesso tempo ti racconta un po' Casca. Casca impazzisce, oltre che portare in grembo un essere soprannaturale che si è infettato con il figlio che in teoria avrebbero dovuto avere Gatsu e Casca stessa, i due amanti. Alla fine diciamo che Go to Hell, Eternal Fire, End of the World sono più o meno collegate, perché comunque descrivono i capitoli della condanna, praticamente, ossia la vendetta, la rabbia, la disperazione che Gatsu prova e che lo porterà ad essere il guerriero nero, ossia Beast in Black, come lo citano loro, come lo cita il gruppo nella loro prima canzone. Ovviamente, ragazzi, ragionate per il fatto che comunque loro, per non avere problemi di copyright, hanno modificato alcune parole per non avere problemi, però è chiaramente, per chi ha letto il fumetto, si basa praticamente su di loro. Andiamo verso il finale, che praticamente sarebbe Ghost in the Rain. Ghost in the Rain è diciamo un po' è la condizione che Gatsu dovrà in cuor suo cominciare a prendere, cioè ossia lui prova rabbia, prova vendetta, prova disperazione, non deve sopravvivere. Mi spiego meglio, chi è marchiato dalla mano di Dio è un perseguitato, cioè praticamente in teoria, secondo la mitologia di Berserk, lui doveva essere già morto, e tant'è che il Cavaliere del Teschio glielo preannuncia, gli fa capire che praticamente lui è un uomo morto, lui e Casca sono due uomini morti, perché le forze ultraterrene sentiranno il loro odore, sentiranno il loro sangue e vorranno ucciderle, divorarle, e lui non vivrà mai giorni felici, sarà tormentato da questi. Quindi allora Gatsu passerà al contrattacco, ossia grazie al fabbro Gotor, che aveva una spada che non gli serviva, non gli è mai servita, ossia l'ammazzadraghi, questo blocco di ferro, lui andrà a caccia di queste persone, perché vuole arrivare attraverso i Becelit. Gatsu, a differenza del Cavaliere del Teschio, li colleziona, invece il Cavaliere del Teschio li mangia, perché evidentemente gli servono per uno scopo ben specifico, che viene mezzo citato nel fumetto, ma è una di quelle parti che è meglio che voi le leggiate. Ho già fatto abbastanza spoiler, ma allo stesso tempo Gatsu diciamo ha il piano del classico barbaro la D&D, ossia vado in carica e attacco. Che cosa vuole fare Gatsu? L'intento di Gatsu è ritornare nel piano dimensionale degli angeli della mano di Dio e tentare di far fuori perlomeno Fent. Lo scopo finale, diciamo, in Ghost in the Rain, perché diciamo che i Beast in Black qui raccontano proprio questa scena, perché piove e Gatsu lì impara ad affrontare anche minacce ultraterrene come spiriti, incubus, che sono praticamente etere, e solamente i marchiati possono vedere, sempre per far capire, chi è marchiato magari sì può vedere mostri,
Cioè, i mostri comunque, se hanno corpo fisico, li possono affrontare. Ma chi non è marchiato non può vedere gli spiriti. E quindi solamente Gatsu può vedere. Perché Casca non accompagnerà Gatsu in questo viaggio vendetta, ma perché sarà messa al sicuro. Ma allo stesso tempo ci potrebbe essere un problema. Cioè, più che altro potrebbe essere un problema se loro rimangono troppo in un luogo. Ecco perché Gatsu viaggia. Gatsu viaggia perché è anche un modo per dichiarare guerra, e tutti gli apostoli che impareranno il nome del guerriero nero che gli darà la caccia non andranno da lei, ma andranno da lui. E quindi lui farà da spiraglio, da baluardo, da, diciamo, specchietto per le allodole, più che altro. Ed arriviamo alla canzone finale, cioè diciamo all'album finale, che è Dark Connection, dove c'è Broken Survivor. Broken Survivor, diciamo che parla di Berserk in maniera molto generica. Parla di Berserk in maniera molto generica, ma principalmente sulla squadra dei falchi. È una citazione molto generale. Ma allo stesso tempo, però, Broken Survivor parla anche di Miura stesso. È un po' un rapporto. Quando uscì Broken Survivor, Frank Horseman, penso, ve lo confermerà, che altro uscito dopo la dipartita di Miura. Nel 2021, il 6 maggio del 2021, Kentaro Miura muore per dissettazione aortica. Che cosa ci ha lasciato? Un fumetto incompiuto. Ve lo dico già sin da subito, non vedrete mai il finale di Berserk. Sarà a vostra immaginazione. Però, allo stesso tempo, i Beast in Black rendono omaggio a Kentaro Miura con Broken Survivor, raccontando attraverso, diciamo, i membri della squadra dei falchi, i membri importanti, ovviamente, quindi Casca, Judo, Rikelt, Pippin, Korkas, perché Kentaro Miura in vita ha rapportato tutti questi personaggi come se fossero, cioè, che sono più che altro ispirati ai compagni di scuola di Miura quando lui faceva il college per diventare fumettista. Racconta anche un po' in parte la durezza di Gatsu nella vita anche di fumettista stesso di Miura, perché Miura, vorrei spendere due parole, è stato sì uno dei fumettisti che è entrato nell'Olimpo dei mangaka, ma allo stesso tempo con Berserk è stata la sua ascesa all'Olimpo, ma anche la sua rovina, perché per fare Berserk c'è voluto talmente tanto di quell'impegno che Miura ci ha messo 4 anni per comprarsi un paio di scarpe, non usciva mai. Immaginate una persona che ha dovuto lavorare 18 ore al giorno ad un fumetto, gli è stato dato uno studio di persone che per lavorare Berserk, però lui era talmente professionista e perfezionista, molto minuzioso, che molte cose cercava di farle, cioè che alla fine a loro gli dava davvero poche cose e cercava di fare tutto lui. Immaginate che comunque un mangaka non ha tutti questi soldi, anche se i suoi fumetti fanno un successo enorme. Le vendite estere per il mercato giapponese sono molto meno redditizie, tant'è che infatti Berserk andava avanti per una questione di rendite, cioè diciamo di richieste estere. Mi dispiace dirlo perché sono un fan di Berserk, ma dopo l'eclissi il fumetto ha un calo anche di contenuti. Miura giustifica un po' le cose attraverso il sono cambiato anch'io, non sono più quello di una volta che magari cercava cose un pochino più crude e più con argomenti un pochino più spinti. Punta, diciamo, ad un fantasy molto classico e leggero. Il discorso, secondo me, è che si nota parecchio nel fumetto e che evidentemente il pubblico giapponese ha parlato nei confronti di Berserk. Era troppo europeo per i tempi e Miura si è dovuto adattare al mercato per poter sopravvivere a quest'opera che comunque ci ha messo anima e cuore. Ha continuato di farlo, l'ha interrotto più volte per poter fare altri fumetti che gli richiedevano il mercato. Ha anche collaborato per fare delle cover di altri fumettisti per altri fumettisti e per altri fumetti. Il discorso è che nel mercato giapponese si fa, soprattutto se le tue opere hanno sì apprezzamento, ma allo stesso tempo un calo perché non sono contenti del mercato che tu vuoi proporre. Io penso che se Berserk fosse stato pubblicato in Francia, secondo me le vendite di questo fumetto sarebbero state molto più magistrali, però è chiaro che comunque ognuno decide come meglio pubblicare i suoi contenuti, come meglio crede. Evidentemente Shonen Jump gli ha fatto un'ottima offerta e gli ha permesso di avere anche libertà creativa. E questo si evince, diciamo, soprattutto dal prototipo. E cosa dire sul finale? Premente, per chi non ha letto questo fumetto, scusate se dico fumetto, ma manga, però per me
sono, anche se ci sono delle cose un pochino diverse, sono più o meno la stessa cosa, perché se parliamo soprattutto di Berserk, perché almeno ha una narrazione molto occidentale, cioè nel senso ha una cinematografia di inquadratura molto occidentale, più che orientale. Cosa dire? Fino all'Eclissi sarò molto pragmatico. Fino all'Eclissi è uno dei migliori fumetti che voi possiate mai leggere. Capisco che viviamo in tempi in cui i contenuti, anche nei media creativi come fumetti, serie TV, sono diventati più leggeri. Diciamo c'è stata un po' questa censura velata, se posso fare una critica, e Berserk appartiene un po' a quei fumetti degli anni 80 dove era entrato un po' un concetto heavy metal, e c'è molto heavy metal in Berserk, soprattutto fino all'Eclissi. Lo potete constatare dall'estetica del protagonista. Il protagonista somiglia molto a Peter Steele dei Double Negative, cioè Griffiths sembra un po' più Dave Mustaine come estetiche. Cioè, è chiaro che l'influenza di Kentaro Miura è basata su queste tematiche, ed è chiaro anche pure nei riferimenti iconografici, perché si ispira alla cinematografia di Hellraiser, si ispira ad Alien, per esempio Griffiths quando diventa Fent è molto ha una struttura proprio sembra uscita da Geiger, l'illustratore che ha ideato i xenomorfi di Alien. Quindi c'è molto cultura anni 80. Il consiglio che do alle nuove generazioni è: non fatevi prendere dai concetti anni 80, perché se non vi piacciono andate fuori da questi schemi, perché ovviamente il fumetto è stato generato alla fine degli anni 80 da un ragazzo che quando ha fatto le sue prime tavole aveva 22 anni, cosa che è molto rara in tutti i mangaka, perché perlomeno essere mangaka e autori lo diventi verso i 25-30, ve lo posso dire per esperienza personale in quanto sono del settore. Cioè non faccio manga ma disegno fumetti, ma allo stesso tempo cioè so come, che cosa vuol dire lavorativamente. Per chi è un amante soprattutto anche della cultura classica occidentale, io vi esorto a leggere il fumetto, ma allo stesso tempo se vi piacciono i Beast in Black sarà un'ovvietà, è ovvio che potete, è meglio approfondire con il manga. In finale, cosa che posso praticamente consigliarvi, se magari non volete recuperarvi i fumetti, è difficile recuperarli, guardate i tre film dell'animazione, che secondo me sono i più completi per parlare significativamente di Berserk in quanto, cioè diciamo, storia focale, ma allo stesso tempo magari guardatevi la serie animata del 1997, nonostante alle sue beghe, ossia la serie animata del 97 un po' raffazzonata nell'animazione e anche nella storia, ma è principalmente vi dà un excursus su quello che vi ho detto, soprattutto se avete visto, cioè se avete compreso i testi dei Beast in Black. E niente, io vi saluto e semmai vi rimando da Frank Wortsman, che magari dirà il suo. Ciao! Signori, siamo infine arrivati alla conclusione di questo lungo viaggio e io e anche Yuri non possiamo far altro che ringraziarvi di cuore. Se siete arrivati fin qui, chiunque è arrivato fin qui, veramente alle palle enormi. Alle palle veramente enormi. Sapete, c'è Omega, il canale di Omega, che dice sempre: per chi arriva fino in fondo ai video e se li vede tutti è un veterano. Io vorrei trovare un altro termine per, diciamo, da dedicare alla mia community. Spero prima o poi di trovarlo. Comunque, signori, se siete arrivati fin qui, voglio sapere nei commenti, voglio saperlo, chi è arrivato fino alla fine di questo video deve lasciare un commento grosso come una casa. Ragazzi, veramente, io vi sto salutando, grazie di cuore a tutti voi che ogni settimana siete qui ad ascoltare questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel like, perché tutto il lavoro che c'è dietro, chi mi segue su Instagram ha visto che la timeline questa volta era abbastanza ignorante. C'è stato un lavoro veramente enorme dietro.
E se pensi che comunque me lo sia meritato, lascia un bel like. E se ancora non sei iscritto al canale e ti interessano i temi che affronto, iscriviti, così almeno non ti perdi i prossimi video. Detto questo, ragazzi, di nuovo grazie e ci si becca la settimana prossima. Ciao a tutti.